Juventus-Inter è il derby d'Italia, è una partita attesissima e forse la partita più affascinante, il classico per eccellenza del calcio italiano, e stasera, come detto, si giocherà in memoria di un grande allenatore che ci ha lasciato, di un grande personaggio, di un grande campione, di un grande calciatore, di un grande uomo, di Gigi Radice. I 22 in campo ne onorano la memoria, così come gli spettatori sugli spalti. Di quest'ultimo per Politano, grande aggancio di quest'ultimo, evitato Cancelo, palla sul sinistro, in area arriva Gagliardini e solo sinistro, palo clamoroso di Gagliardini, era più facile sbagliarlo che far gol, e Gagliardini ha angolato troppo la traiettoria, grandissima idea di Icardi che ha messo davanti alla porta, non più di 6-7 metri Gagliardini, centralmente posizione della partita, gentili ascoltatori. Allora l'Inter che attacca dal settore di destra con Napolitano, lato corto dell'area di rigore, c'è Matuidi di fronte a sé, se ne va Politano, apre il cross arretrato, è il tiro che finisce fuori, si ostacolano due giocatori dell'Inter. Punto di gara, l'arbitro Irrati dalla sezione di Pistoia, lancio di Matuidi, preciso, Cancelo dalla linea di fondo, posizione di ala sinistra, si ferma il portoghese di fronte a sei avversari, commette il pallone su destra, il cross in mezzo, Mandzukic ha segnato la Juventus esattamente al 20° minuto nel corso del secondo tempo, cambia il parziale all'Allianz Stadium di Torino, ha segnato la Juventus, ha segnato Mario Mandzukic, l'azione che si sviluppa dal settore di sinistra con Cancelo che mette palla sul destro alla linea di fondo, pennella il traversone verso il secondo palo, arriva all'interno dell'area piccola Mario Mandzukic, non difende bene Asamoah e il pallone inesorabilmente alle spalle di Samir Handanovic che si era e aveva tentato un disperato recupero all'altezza del palo alla sua sinistra, ha segnato la Juventus, ha segnato Mario Mandzukic, che c'è la Juventus, è in vantaggio per 1-0 sull'Inter, ora 14 punti di vantaggio anche sulla formazione allenata da Luciano Spalletti.